Mr. Rudolph Valentino singing the famous El Relicario in Spanish. El torero de mentre mio, el mascacito de sa madrid. Quella che state ascoltando, grazie al prezioso restauro effettuato dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma sui nastri di un provino discografico nel 1923 a New York come cantante, è la voce del divo del muto Rodolfo Valentino. Una voce finora sconosciuta, spessa e robusta, e che forse si lega poco con l'immagine romantica del bel Rodolfo. Chissà se quella voce, con l'avvento del doppiaggio, sarebbe mai stata cambiata. Questa è, fra le altre cose, la funzione del doppiaggio nel cinema, sia quello tradizionale e storico, sia quello nuovo che sta avendo un grande sviluppo grazie anche alla televisione. Ultimamente ho doppiato proprio un cartone animato, che è quello Up, come si chiamava, mi sembrava di doppiare Jean Gabin. È difficile poter immaginare la voce che è stata sempre di Robert De Niro con un'altra voce oggi. Ridoppiare certi film non è una cosa così frequente, spesso vengono ridoppiati alcuni film che vengono rimontati per avere la lunghezza più giusta con la regista. Allora spesso l'attore che ha doppiato il film non esiste più, perché o è morto o non c'è, e allora viene ridoppiato. Però io stesso ho ridoppiato dei pezzi, per esempio di Ludwig, che erano, quando hanno fatto l'edizione lunga, a distanza di 30 anni, e ho dovuto ritrovare quella voce, la stessa voce, insomma. Ma non è tanto frequente ridoppiare i film. Perché il mio nome è Rick? Perché anche tu devi partire. Non capisco, e tu allora? Io rimango qui finché l'aeroplano non è partito. Se te ne vai, che sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio. Dopotutto, domani è un altro giorno. Sono alcune delle battute più celebri del cinema, recitate in italiano da attori che hanno fatto la storia del doppiaggio cinematografico nel nostro paese. Così, se John Wayne aveva in Italia la voce di Emilio Cigoli, James Stewart quella di Gualtiero De Angelis, Dustin Hoffman e Robert De Niro l'inconfondibile voce di Ferruccio Amendola e Sean Connery quella di Pino Locchi, Rosetta Calaventa invece prestava la sua a Biancaneve e Marilyn Monroe. Mentre un giovanissimo Alberto Sordi faceva brillare con Mario Zambuto le gag di Stan Laurel e Oliver Hardy. Questa tua foto di Stelio, di Olio e dei vostri gemelli, Beate ed Alfe. Oh, i cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo. E tu, cosa vorresti diventare? Quante voci, quante voci, quante voci! Al buio degli studi di registrazione, da Vittorio Gassman a Riccardo Cucciolla, da Nando Gazzolo a Gino Cervi, Enrico Maria Salerno contribuì non poco al successo del Clint Eastwood, eroe dei film di Sergio Leone. Ma lo sceriffo non dovrebbe essere coraggioso, leale e soprattutto onesto? Una grande amicizia fra papà e Sergio Leone. Sì, una grande amicizia fatta anche di stima, a tal punto che Sergio Leone, sazio ma non pago del cachet che papà riceveva per doppiare Clint Eastwood, alla fine dei film gli regalò una Jaguar. Ma io sono nato con lui, con Ferruccio, con un uomo da marciapiede. Ferruccio riesce sempre a entrare nel personaggio che lui ha inventato, non è facile. Attore di teatro e cinema, padre dell'attore Claudio Amendola, quella di Ferruccio Amendola è stata la voce che ha doppiato per anni Dustin Hoffman e soprattutto Robert De Niro. Ascoltate in queste stesse sequenze di C'era una volta in America di Sergio Leone la voce originale di Robert De Niro, poi doppiata da Ferruccio Amendola e poi ancora ridoppiata recentemente per l'edizione in DVD del film. It's true, I have killed people, Mr. Bailey. Sometimes to defend myself, sometimes for money. Eh sì, di gente ne ho ammazzata, signor Bailey. Qualche volta per difendermi e qualche volta per contratto. Eh sì, di gente ne ho ammazzata, signor Bailey. Qualche volta per difendermi e qualche altra per contratto. Ha lasciato perdere una carriera già avviata al successo come soprano per Amore dei figli, del cinema e del doppiaggio. Fiamma Izzo con le sorelle Rossella, Giuppi e Simona, e figlia di Renato Izzo, attore, regista, sceneggiatore e direttore di doppiaggio. Sua la voce, fra gli altri, anche di Paul Newman. Allora, io piangerò. Il figlio che ho perduto. Giusto ridoppiare Via col vento, oggi?
Io non lo sopporto, io preferisco sentire il suono stereo con tutti i rumorini di fondo, le cose un po' sporche, piuttosto che il magnifico suono digitale un po' freddo con voci che non mi appartengono, non appartengono ai miei ricordi. Il doppiaggio vuol dire anche che prima che si entri in sala c'è stato un adattatore, e questo mio padre ha insegnato a tutte noi figlie, un adattatore che ha tradotto e poi adattato alla lingua originale l'italiano, che è un lavoro molto difficile. Cuori e reni sono soltanto dei giocattoli. Io parlo del sistema nervoso centrale. Ma scusi, allora lei... Io sono uno scienziato, non un filosofo. C'è più probabilità di... Senta, Lionello... La voce di Oreste Lionello è stata fino alla sua recente scomparsa quella italiana di Woody Allen. Una simbiosi perfetta che stupiva anche lo stesso Woody Allen. Perché qui sono un poveraccio, ma laggiù un genio. Un genio! Oh, grazie a Dio ci sono i francesi. Loro si sono incontrati molte volte a Venezia... C'era una grande stima. Chi farà la voce di Woody Allen adesso? La voce di Woody Allen può essere a questo punto di chiunque. Questa è la bellissima sala missaggio della Dubbing Brothers Studio a Roma. È una grandissima sala e soprattutto tecnologicamente la più avanzata. Qui abbiamo incontrato uno dei doppiatori più importanti in questo momento, Luca Ward. Tu sei la voce di Russell Crowe. Sentendo lui in originale, ho detto, se questa è la sua pasta di voce, la mia si dovrebbe attaccare perfettamente, perché è molto simile la sua voce alla mia. Il tempo degli onori presto sarà finito per te. Marlon Brando, precisamente ai primi tempi, era una voce un po' particolare che è stata modificata in meglio da Rinaldi, no? Giuseppe Rinaldi, il più grande di tutti. Mi pare il primo grande film fu Fronte del Porto, se non sbaglio. Si trovano di fronte a questa bellissima faccia con una voce un po' nasale strana. Dice, oddio, e adesso qui ci vuole Giuseppe Rinaldi, perché almeno lo rendiamo affascinante fino in fondo. Questo nostro primo viaggio nel mondo del doppiaggio finisce qui. Qualcuno ha scritto fino a che punto è giusto addomesticare un'opera cinematografica attraverso l'adattamento dei dialoghi ed il doppiaggio. Attori si nasce, diceva Renato Izzo, doppiatori si diventa, e non è facile.